leggiamo anche che Dio abita in mezzo alla lode del suo popolo. Quando noi lodiamo il Signore, Dio è lì. E se cerchi il Signore questa sera, se senti il bisogno anche di incontrarlo, se c'è qualche circostanza nella tua vita nella quale tu riconosci che hai bisogno dell'intervento di Dio, nel bisogno nel quale ti trovi, comincia a lodare il Signore. Comincia a esprimere proprio attraverso la lode questo sentimento, questa gioia, questa gratitudine verso il Signore. In realtà la lode è anche un'offerta che il credente porta avanti a Dio. Ricordiamoci che nel luogo santo c'era un altare prezioso sul quale non si offrivano sacrifici di sangue, ma sul quale invece si offrivano dei profumi, e che rappresenta la lode, che rappresenta l'adorazione che il credente deve manifestare, esprimere davanti al Signore. In virtù di quella lode, in virtù di quella adorazione, noi abbiamo accesso nella presenza di Dio, e in virtù del sangue dell'agnello possiamo accedere in questa presenza ed essere benedetti e ristorati dal Signore. Dio non lascia quanti confidano e sperano in Lui. Dio non dimentica quanti, veramente con un cuore desideroso, lo lodano, lo ringraziano del continuo. E il salmista Davide dice: io lodo il Signore perché Egli risponde alla preghiera. Penso anche noi possiamo unirci a questa lode, perché anche noi conosciamo un Dio che risponde alla preghiera. Dio è degno di lode, vero?